Slittano di 2 settimane le seconde dosi di Pfizer per 2.300 persone. Ancora una volta Piacenza deve fare i conti con i ritardi nella consegna di nuove dosi. I richiami già fissati nei prossimi giorni devono essere rimandati. Gli avvisi arriveranno tramite SMS o telefonate. Nonostante queste difficoltà, l'immunizzazione dei residenti in città e provincia si attesta su livelli soddisfacenti. 80.500 dosi somministrate alle ore 9 di oggi, che corrispondono a una percentuale di persone vaccinate con almeno una dose, che è il 19,6%. Per la categoria 75-79 rimane un 25% che ancora deve essere convinto a prenotarsi. Però, tenendo conto che 2 settimane fa questo 25% era un 45%, devo dire che vedo la situazione come positiva. Forse stiamo incominciando, vi ricordo che le persone fra i 75 e i 79, così come quelle fra i 70 e i 74, vengono vaccinate con AstraZeneca. Stiamo riuscendo a recuperare quel debito di fiducia nei confronti di questo vaccino che si era ovviamente creato nelle settimane scorse. Giovedì scorso, ricorda il direttore Baldino, sono state attivate le vaccinazioni in fascia serale fino a mezzanotte nella sede dell'ex arsenale di Viale Malta. Tuttavia, su 300 posti disponibili, solo 54 cittadini hanno accettato l'appuntamento. È un riscontro deludente, aggiunge Baldino. Probabilmente questa modalità sarà più utile per coinvolgere i lavoratori. Oggi è inoltre partita la nuova centrale a Piacenza Expo, l'ente fiera di Lemose. Questa struttura può arrivare fino a 2.000 iniezioni al giorno, ma adesso non ci sono le dosi sufficienti.